Allora, che c'è da fare qui a Silent Hill? Toh, guarda, della fauna locale. Dai, come fai a non dirmi che questo DLC non si è ispirato alle colline a noi occhi? È uguale. Mamma mia, che colpo. Qui le colline non hanno solo gli occhi, hanno anche le orecchie, anche le braccia, delle gambe mutanti. Sono in tanti. Sono alcolizzati, sembrano slot dei Goonies. Ci sono i Mylurk. E poi a riguardarlo oggi, questo DLC, capisci da dove si sono ispirati per fare Far Harbor? È uguale. Quanto ti capisco, piccolo Whisky. Eccoci arrivati alla chiesa, cattedrale, arca e santo spirito. Qualcuno mi apre? Io. Chi si aggira alla soglia della trascendenza? Uno che ha bisogno di trascendenza? Un umile viaggiatore in cerca della guida delle nostre menti consapevoli. Oggi è un giorno glorioso. Già. Arrivi da lontano e devi essere davvero forte per aver percorso tutta questa strada. Ma la forza è inutile senza la guida di una mente illuminata. Certo, Per certo. entrare devi prepararti a espandere la tua consapevolezza. Devi dimostrarti meritevole di trascendere. Guarda, facciamo le cose più veloci possibili. Non temo nulla. Il tuo coraggio potrebbe svanire quando affronterai il rituale della pianta madre. Anime più forti di te hanno tentato e hanno perso la testa. Ne dubito Vai a ovest, altamente. verso la grande palude. Troverai la madre di tutte le piante di Punga. È più alta di un umano e i suoi tralci guideranno il nostro futuro. Raccogli i suoi semi e inginocchiati dinanzi alla sua saggezza. Solo allora potrai accedere al luogo sacro. Ok, altra missione, vai e cerca roba. Che novità. Ehi, dei ghoul! Non pensavo che ne avrei trovati qua. Pensavo avrei trovato. Sì, gentaglia, ma non voi. Oh, guarda, della gente. Salve, avventurieri! Oh, dei robottoni. Delle forme di vita che non sono dei mutanti. Ok, così l'abbiamo risolta. Porca miseria, ma i ghoul qua sono ben sviluppati, vedo, eh. Mi lanciano pure la bava addosso. Che schifo. Porca miseria, che colpo incredibile per far fuori due mosche. Ehi, gente del luogo. Fin troppo resistenti ai proiettili questi per non avere neanche una maglietta. Ok, c'è qualcosa di estremamente sbagliato in tutto ciò. Ehi là, gente! Vengo a fare un po' di conoscenza. Mi piace conoscere gente nuova in viaggio. Quanto mi fa ridere ucciderli sta gente. Perché è veramente esageratamente troppo forte per essere quelli che sono, dei pazzi mutati. Sì, anche io ho sentito qualcuno morire però. Ehi là, gigantone! Più grossi sono, più grosso deve essere il fucile. O sbaglio? Ho deciso quale sarà il prossimo potenziamento del prossimo level up. Farò esploratore, almeno vediamo tutti i luoghi che ci mancano dovunque. Non solamente ai DLC. Almeno so dove andare le prossime volte. Un piccolo giardino segreto, eh? Ehi là? Sono qui per una prova. Non credo che i Mylurk siano qui per darmi il benvenuto. A stronzo. Ah, è la regina questa. Fino ad ora avevamo visto solamente il re. Quindi devo dedurre che sia lei a fare le uova in giro? No, ma bello il passaggio fra acqua e terreno, eh. Potrebbe benissimo essere un errore normale del gioco questo. Non credo che siano state le mod a rompere qualcosa qui. Ah, è così lontana? Devo farmi tutto il giro? Porca miseria. Se ci tocca, ci tocca. Cioè, ma tu mi stai dicendo che tutti hanno fatto questa prova? Tutti sono andati a toccare la pianta di Punga Madre? Ah, un'altra bambolina. Anche la figlia di quella tipa là? Che col senno di poi. Pensandoci, non è neanche sto gran genio quella ragazza. Addio, regina.
Io che vi avevo detto? Con il potenziamento del peso ho comunque lo stesso problema. Siamo sempre pieni. Più peso trasportabile hai, più peso ti porterai. Sempre così finisce. Qualcuno deve essere passato prima di noi. Il secondo potenziamento che credo che prenderò sarà quello di evitare le trappole. Non che ne abbiamo problemi, sia chiaro, però... Wow, che flash! Boiade! Questa zona mi ricorda le paludi di Dark Souls 3. Eccoci qua, la pianta di Punga Madre. Oh, immense sacra pianta, esponici la verità! Ma Death Stranding non piace neanche a me. Ah. In realtà Fallout 76 è migliorato molto dal suo lancio. Non è più così brutto come gioco. La pianta sacra ha parlato. Baccelli di seme di Punga. Minchia, fra! Oh, minchia! Ha spruzzato in faccia! Oh, boia de! È tutto violetto! Forza, non ti arrendere proprio ora! Chi parla? Ah, sei tu, minchia! La bambolina dell'intelligenza! La Schmaultek! Sei caduto in un'altra trappola, ma quanto sei idiota! È vero, cazzo! Non si impara mai! Potresti sentire un leggero disagio, ma sono sicuro che dovunque sarai, non sentirai niente. Effettivamente. Questa è la situazione che non riuscirai a sbrogliare facilmente. Minchia. Chi sta suonando il violino? Sei tu? Mente incasinata. Ora vedo di ordinare un po' le cose qui. Minchia, la Schmaultek. Resisti, ci sei quasi. Qualsiasi sia il tuo scopo, o forse non hai degli scopi. Ragione. Che? Che succede, minchia? Wow! Le quantum esplodono, boiade! Sta esplodendo tutto! Sento rumore di ghoul! C'è roba invisibile che mi attacca, fra! Te non mi dici nulla! Oh. Non è divertente, qualsiasi persona a cui ti avvicini sparisce dopo pochissimo! Beh no, dai, così è troppo deprimente, fra! Ciao! Bella sorella, grande. Stai andando bene, molto bene. La maggior parte degli iniziati non arriva mai a questo punto. E te chi sei? La percezione. Tutto quello che percepisco è un gran casino, fra. Non ci siamo, non ci siamo per nulla. Ha ragione. Wow. Che figata. Stanno cucendo, grande. Hai passato qualche guaio, eh? Lascia che Papino sistemi tutto. Fantastico. E che è quella torre? Wow, il Washington Monument. Il carisma, sì, quello che c'ho io. Oh no, mamma, e che ci fai qui? Oh, è morta. Blaise, se mio figlio avesse questo aspetto anche io l'abbandonerei. E no, Emma, non dire così. Mamma. E questo? Oh no, tutta gente è morta. Ma non è colpa mia. Amata no, dai. E questo? Oh no, Elder Lion, non lo conosco neanche io. Oh, Moira, sì. Moira se lo merita. Oh no, la bomba di Megaton, fra. Madre defunta, vita in una zona contaminata e niente amici. Effettivamente la fortuna ha deciso di voltarti le spalle. Ma non è vero, io degli amici se li ho. Complimenti, Mr. Brick. Ti riprenderai e tornerai sano come un pesce. Ma lei era morto, anche mia madre. Ma è esploso tutto, Mr. Brick. Wow. Che? Che ci faccio qui? Che è successo? Perché sono pelato? Perché ho una cicatrice in testa? Perché le mosche mi stanno sputando? Ma soprattutto, perché non imparo mai dai miei errori? Perché non mi faccio mai affaracci miei? Apritemi o giuro su Dio che vi faccio saltare in aria tutti quanti. Ti do il benvenuto nella nostra tribù. Affanculo. In verità, Madre Punga ha dispensato la sua saggezza su di te e la tua mente si è allargata. Sì, ma il mio cervello si è ristretto. Perché mi fa male la testa? È la tua coscienza che aspira a esprimere il suo vero potenziale. È la sensazione di assoluta libertà, senza limiti. Ti diamo il benvenuto nella nostra cattedrale. Entra pure, fratello illuminato.
Il potere di Punga. È stata aggiunta l'abilità potere di Punga. Riceverai effetti migliori se mangi frutti di Punga. Tutto qui? Maestro delle terre desolate. Hai scoperto che la tua vasta esperienza dell'esplorazione della zona contaminata ti consente di adattarti meglio e recuperare più velocemente. Con questo perk, ora che hai completato 25 più missioni, rigeneri la salute lentamente mentre non sei in combattimento. Beh, questo sì che è utile. Non si smette mai di imparare. Il problema è che io non ho imparato abbastanza dai miei errori. Dov'è quella ragazzina? Io sono... Sei tu la testolina di cazzo che mi ha fatto finire in questo posto di merda dimenticato da Dio. Ecco un altro nuovo arrivo. E sai ancora comporre frasi intere. Che fortuna. Nadine, io e te andiamo fuori di qui. Oh, scusa, non sai nulla ancora. Per l'ultima parte del rituale, quando svieni, questo tizio qua ti aprirà il cranio e ti... libererà la mente. E chi è questo tizio qua, di grazia? Cioè, in pratica, ti estrapola un pezzo di cervello. Presumibilmente quella parte che ti trattiene, ma non sempre funziona alla perfezione. Tu mi sembri chirurgo, abbastanza allora. Vitale, quindi ti do il benvenuto nella tribù. Mi chiamo Nadine. È tua madre che mi ha mandato qui e giuro su Dio che ve la farò pagare. Ascolta, non è che non voglio tornare a casa. Voglio dire, amo mia madre, anche se a volte vorrei cavarmi gli occhi dalla rabbia. Sono venuta qua alla ricerca di fortuna, di una mia vita. Vorrei poter tornare a casa e portare qualcosa di importante con me. Se rivedi mia madre, falle sapere che tornerò un giorno. Solo che non è ancora arrivato quel giorno. Vuoi portarti qualcosa da qui? Portati un paio di piante, inizia una coltivazione e vendile. Sì, Jackson. Lui proferisce la parola dell'illuminazione, ma non è in grado di guidare un canto. Figuriamoci se riesce a guidare una massa di idioti. È rintanato nella sua caverna di meditazione, credo. Non siamo autorizzati a sapere dove si trova. Dice che non siamo abbastanza illuminati. Ah, certo. Giuro che questa roba mi fa incazzare di brutto. Pensavo si trattasse di magia e droghe, ma è la solita merda che si trova in giro. Beh, sei tu che ti ecco sei fatta infinocchiare, sorella. Ho seguito Jackson fino alla sua stupida caverna misteriosa. E dove si trova, di grazia? Certo, perché no? Il mio piano è di conquistare questo luogo, tanto più se stai per incasinarti con Jackson. La sua caverna si trova sotto la cattedrale, ma è difficile da trovare. Usa questa chiave ed entra attraverso la nave naufragata sulle scogliere a est. Ok, Nadine. Quando trovi quel vecchio idiota, ringrazialo da parte mia per tutti i frutti di Punga che ho potuto rubare. Wow, che genio del crimine. Io vi odio e vi giuro su Dio che vi ammazzerò tutti quanti. Stupidi selvaggi.